La preghiera è quanto di più profondamente umano ci appartenga e insieme è qualcosa del tutto più grande di noi. Vorrei partire da questa affermazione per la mia riflessione sul tema della preghiera, perché la preghiera è un'esperienza che ci lascia spesso spiazzati, perché ci sfugge sempre un po'. Ci fa vivere un'esperienza un po' originale, e cioè quella di percepire sentimenti contrastanti. Da un lato, e alternativamente, la preghiera ci sembra facile, dall'altro difficile. La preghiera ci sembra gioiosa, ma a volte anche faticosa. La preghiera è uno sforzo, ma ci rendiamo conto che non dipende tutto da noi. La preghiera ci aiuta, ma spesso non sembra. Ecco perché parlo dei paradossi della preghiera. Forse potrei utilizzare la categoria del nostro grande Guardini, cioè dell'opposizione polare, per dire che dentro l'esperienza della preghiera noi ci troviamo come dentro la logica appunto dell'essere vivente, una logica polare dove c'è una tensione fra polarità diverse che appaiono opposte, ma che in realtà si richiamano e che vanno tenute in equilibrio. Insomma, vi propongo di riflettere un po' oggi sull'esperienza della preghiera a partire dall'analisi di alcuni di questi cosiddetti paradossi o di queste opposizioni polari dentro la preghiera. Il primo. La preghiera è un moto spontaneo del cuore, ma nel contempo la preghiera è un faticoso esercizio. La preghiera è il respiro dell'anima, è l'anelito ad andare al di là dell'orizzonte ristretto della materialità. Lo ricordava anche il filosofo Ludwig Wittgenstein, quando diceva: pregare significa sentire che il senso del mondo è fuori del mondo. La preghiera è il grido del bisogno. E in questi tempi difficili ce ne rendiamo anche conto di quanto torna l'esigenza di gridare il nostro bisogno. La preghiera è il grido del desiderio ancora più profondamente, ma anche quell'insopprimibile esigenza di ringraziare davanti all'esperienza della bellezza e del dono. Tutti noi abbiamo esperienza di quei momenti magici, i quali davanti a uno spettacolo meraviglioso della natura, in montagna, al mare, in un bosco, noi percepiamo l'esigenza di dire grazie. Così come quando ci troviamo davanti a qualche esperienza particolarmente cruciale e gioiosa della vita, un bimbo che nasce. Il Cardinal Martini definiva questa la preghiera naturale o la preghiera dell'essere. Diceva: in questi momenti di grazia naturale, in questi momenti felici, nei quali ci sentiamo pienamente noi stessi, è facile, è quasi istintivo che si elevi una preghiera. Mio Dio, ti ringrazio, quanto sei grande. Dunque, in questo senso, la preghiera è una delle esperienze più universali. Gli uomini di tutte le religioni, ma anche gli uomini che non aderiscono ad una religione pregano, perché l'impulso a pregare è qualcosa di profondamente insito dentro il nostro cuore, è la forza, diceva ancora il Cardinal Martini, dell'ultimo passo che ci fa buttare nel mare del mistero. Insomma, la preghiera è l'espressione di quella realtà che Sant'Agostino diceva in maniera così bella e profondamente sintetica, come sempre lui: ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Certo, oggi siamo riusciti a inaridire fortemente i nostri cuori, soprattutto qui in Occidente, ma il bisogno di preghiera si fa prepotente e sentiamo che magari nelle forme più strane, nel desiderio di recuperare esperienze a noi estranee, appunto come quelle dell'Oriente, soprattutto da parte di tanti giovani.
Questo mette in luce il desiderio profondo della preghiera. Dall'altro lato, però, vediamo che la preghiera è un'esperienza e un'attività molto faticosa. Tutto, per così dire, sembra opporsi alla preghiera. Pensiamoci, quando ci mettiamo a pregare, iniziando dal nostro corpo, che per trovare la posizione comoda della preghiera, per non farci percepire la fatica di stare fermo, di stare concentrati, ci rende difficile questo fermarci a pregare. E i padri e i grandi maestri del deserto avevano delle espressioni ironiche molto belle su questa difficoltà di tenere il corpo dentro la preghiera, ad esempio. Ma pensiamo ancora di più all'esperienza del tempo che ci manca per pregare. Vorremmo pregare, ma non ho tempo. E ci rendiamo conto, soprattutto in questi giorni, in cui non abbiamo tantissime cose da fare, purtroppo, quanto questo diventa a volte proprio una scusa. Diventa una pretestuosa scusa, perché il problema vero non è la mancanza di tempo, in molti casi, ma l'agitazione mentale. Come ricordava il grande maestro spirituale, monaco Thomas Merton, liberami, Signore, dalla pigrizia travestita da laboriosità quando l'attività non è richiesta. E un altro grande maestro spirituale, René Guyon, maestro dei piccoli fratelli di Charles de Foucault, diceva: ho avuto più volte l'occasione di constatare che quando pretendiamo di non avere tempo per pregare, si tratta nella maggior parte dei casi non di una reale mancanza di tempo, ma di una specie di impossibilità psicologica di trovare il tempo necessario, provocata da uno stato interiore di precipitazione e di tensione. Ancora, pensiamo come la nostra razionalità strumentale incida molto sul concetto di preghiera e sulla nostra esperienza anche di preghiera. Quante volte ci diciamo: sì, la preghiera è interessante, ma forse è meglio leggere qualcosa, è meglio studiare per farci venire qualche buona idea, perché la preghiera è un po' un tempo perso. Che l'idea sia che la preghiera sia un tempo perso è un'idea che tante volte colpisce la nostra immaginazione. E così ancora altre obiezioni teoriche: ma la preghiera non è un parlarsi addosso? La preghiera non è qualcosa che sarebbe meglio sostituita da qualche azione a favore degli altri? Insomma, ecco tante difficoltà sulla preghiera. Il nostro grande Romano Guardini, appunto, in un passo stupendo, diceva proprio questo: abbiamo bisogno di riconoscere la difficoltà della preghiera. Questo ci aiuta a non sentire inutili sensi di colpa, a non illuderci, a non crearci degli autoinganni. E vorrei proprio chiudere questo punto con un'espressione e con le parole, appunto, di Romano Guardini, che scriveva così: in generale l'uomo non prega volentieri. È facile che gli provi nel pregare un senso di noia, di imbarazzo, una ripugnanza, un'ostilità addirittura. Qualunque cosa gli sembra allora più attraente e più importante. Dice di non avere tempo, di avere altri impegni urgenti, ma appena ha tralasciato la preghiera, ecco mettersi a fare le cose più inutili. L'uomo deve smettere di ingannare se stesso e Dio. È molto meglio dire apertamente: non voglio pregare, piuttosto che usare simili astuzie. È molto meglio non trincerarsi dietro giustificazioni come quelle di essere troppo stanchi e dire chiaro e tondo: non ho voglia. L'impressione che si riceve non è troppo bella e rivela tutta la meschinità dell'uomo, ma è verità, e partendo dalla verità si va molto più facilmente avanti che non partendo dalla dissimulazione. Ecco perché, concludendo questo primo
aspetto. Vorrei dire che quell'idea di una preghiera come pura spontaneità e che pregare vale la pena solo quando ti viene spontaneo, in realtà è un po' un'illusione, perché riduce la preghiera a un fatto sentimentale e soprattutto non aiuta a crescere nella preghiera. Il secondo paradosso di questa esperienza della preghiera lo definirei così. Bisogna imparare a pregare, ma la preghiera è un dono. A pregare si impara pregando, perché la preghiera è incontro e dialogo. Ma non si tratta tanto di un esercizio autoreferenziale, di tecniche di affinamento della conoscenza di sé. Eventualmente sì, nella preghiera si conosce se stessi, ma davanti al volto di colui che è l'altro che mi viene incontro. Entrando più a fondo nell'esperienza della preghiera, noi scopriamo appunto che bisogna imparare a fare ciò che in definitiva è un dono. Scriveva il grande maestro spirituale e autore di molti testi di spiritualità, Henri Nouwen. Non v'è dubbio che tutti i grandi scrittori spirituali considerino essenziale una severa disciplina per arrivare ad un intimo rapporto con Dio. Tuttavia, gli stessi santi e le stesse guide spirituali che parlano della disciplina seguitano a ricordare che la preghiera è dono di Dio. Essi dicono che da soli non possiamo pregare veramente, ma che è lo Spirito che prega in noi. Dio non può essere obbligato ad un rapporto. Dio viene di sua iniziativa e non c'è disciplina, non c'è sforzo, non c'è pratica ascetica che possano farlo arrivare. Vedete in questo senso la differenza tra la parola magica e la parola della preghiera. La parola magica agisce per forza intrinseca. La parola della preghiera è una parola che raggiunge la sua efficacia dentro un rapporto, una relazione. E continua Nouwen, il paradosso della preghiera è che essa richiede un grande sforzo mentre può essere ricevuta solo in dono. Noi non possiamo pianificare, organizzare, manipolare Dio, ma senza un'attenta disciplina non possiamo neanche riceverlo. Pregare è anzitutto attendere. E qui ricordate la grande tradizione di lettura spirituale del testo antico testamentario del Cantico dei Cantici. L'attesa dell'amato, il desiderio che cresce di incontrare l'amato. San Paolo, peraltro, nella lettera ai Romani ce lo ricordava, noi non sappiamo neppure come pregare. È lo Spirito che viene in aiuto alla nostra debolezza e che con gemiti inesprimibili intercede per noi presso il Padre. Dunque ci vuole una regola di vita spirituale. Ci vogliono le regole, ci vogliono gli strumenti. Bisogna imparare le preghiere, ma tutto questo, come ogni buona scuola di preghiera ci insegna, è orientato a preparare il nostro cuore all'incontro. Tutto è relativo a disporci ad accogliere il dono. C'è una bellissima espressione, sempre di Henry Nouwen, il quale dice così: la preghiera è la disciplina dell'ascolto della voce dell'amore che parla dentro di noi. La preghiera è la disciplina dell'ascolto della voce dell'amore che parla dentro di noi. C'è un terzo passaggio che vorrei fare qui con voi oggi, il terzo paradosso della preghiera. Pregare non è un fare, però è fonte di sostegno per l'azione.
Pregare, dare del tempo a Dio, appare spesso come una passività, magari anche bella, piacevole, rilassante, ma in fin dei conti inefficace. Qualsiasi attività pratica sarebbe più feconda, pensiamo. Ed ecco qui il grande dilemma tradizionale: preghiera o azione? È il grande dilemma che è stato letto anche molto spesso nella interpretazione della figura di quelle due donne, Marta e Maria, di cui ci parla il Vangelo. Come se nell'intervento di Gesù fosse stata espressa questa convinzione. Marta rappresenta l'azione, che non è così importante. Maria rappresenta la contemplazione, che è più importante, o è solo importante. Ma credo che in quel brano emerga con molta forza, nelle parole di Gesù, qualcosa di più profondo. Gesù non contrappone tanto azione a contemplazione, ma invita l'una e l'altra delle due donne a domandarsi: dov'è la sorgente della tua azione? Qual è la motivazione del tuo agire? Sì, bisogna agire, bisogna servire il Signore nella prassi, ma dove trovi il fondamento, le radici, i motivi e la forza del tuo agire? Nell'ascoltare. L'esempio dei santi da questo punto di vista ci conferma. Pensate a Santa Teresa, Madre Teresa, la quale chiedeva alle sue suore di pregare al mattino nella contemplazione dell'Eucaristia per poi uscire ad accogliere gli abbandonati, perché in quel corpo di Cristo contemplato nell'Eucaristia essi avrebbero trovato il motivo, la forza e l'energia per riconoscerlo nel corpo straziato dei poveri abbandonati che erano chiamate ad accogliere. Potremmo allora quasi dire che la preghiera assomiglia un po' come al mangiare e al dormire per la vita. Sembrano attività che ci fanno perdere tempo, eppure sono necessarie. Dimenticandosi di queste, ne va della qualità della vita, oltre che della qualità stessa dell'agire. La preghiera dunque è un perdere tempo davanti al Signore per guadagnare la profondità di chi trova in Lui la sorgente del proprio agire. Ma la preghiera, ce lo ricordava anche un grande credente cristiano, impegnato fortemente nella politica, Giorgio La Pira, diceva: io sono convinto che la preghiera è una forza storica che conduce alla pace. Quando invitava le suore di clausura a pregare per lui e per le sue intenzioni nei suoi grandi viaggi in Russia e in altri posti dove andava per portare il suo impegno di pace. Bene, la preghiera è una forza storica. La preghiera ha un valore politico da questo punto di vista perché cambia le coscienze e dunque incide nella storia. La preghiera che spinge alla carità ha un effetto profondo nella storia degli uomini. Dunque, preghiera come spazio apparentemente passivo, ma in realtà spazio accogliente, per diventare canali di quell'acqua viva che sgorga dalla sorgente che è Dio. Il quarto paradosso della preghiera lo definirei così: pregare è spesso aridità, ma Dio è presente in quell'aridità. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. Così prega il salmista nel Salmo 63.
E nel Salmo 28 sentiamo il salmista che prega: a te grido, Signore, non restare in silenzio, mio Dio, perché se tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa. Non è raro che nell'esperienza della preghiera si viva questa sensazione di aridità, di oscurità, di abbandono. E non è raro che nel cammino della preghiera si arrivi ad avere la sensazione che più si va avanti, più si viene indietro. Nonostante anni di preghiera, ci si sente sempre all'inizio, ma soprattutto si percepiscono dei tempi di regressione, dei momenti di vuoto. Non c'è da stupirsi. L'esperienza del vuoto, dell'aridità dentro la preghiera, fa parte del cammino della preghiera. E tutti i grandi maestri spirituali ce lo ricordano. E in particolare tutta la tradizione spirituale sottolinea che la preghiera ha un primo momento caratterizzato da forti emozioni spirituali, ma che ben presto lascia spazio all'esperienza del buio e dell'aridità. Pensate alla lezione che ci hanno offerto i grandi maestri come Teresa d'Avila, ma soprattutto San Giovanni della Croce. Nel suo bellissimo testo, La notte oscura, San Giovanni della Croce parla proprio di questo percorso di purificazione della preghiera che passa attraverso la notte oscura, la notte dei sensi, la chiama, come primo passaggio, perché poi dice c'è un ulteriore passaggio, ancora più duro, ancora più drammatico, in chi cammina profondamente nella preghiera contemplativa, che è la notte dello spirito. Ma questa esperienza della notte oscura dei sensi, di questo passaggio dentro il quale le soddisfazioni della preghiera, il gusto della preghiera sembra venire meno, e siamo portati a penetrare dentro un deserto dove non possiamo più cercare il gusto e i benefici che Dio ci dà, ma possiamo e dobbiamo cercare solo Lui. Questa è la dura purificazione della preghiera. Dunque, la preghiera, proprio perché non deve essere ricerca di noi stessi, proprio perché è cammino che ci porta a contatto con colui che è altro da noi. Dio non è uomo. Dio non è uno di noi. Dio, certo, in Cristo Gesù si è fatto uno di noi, ma l'esperienza dell'incontro con Lui è l'esperienza con colui che noi non possiamo vedere, con colui che dobbiamo attendere e dal quale dobbiamo aspettare la rivelazione della sua presenza. Dunque, l'esperienza dell'oscurità non è il momento dell'abbandono di Dio, ma il momento nel quale Dio ci fa camminare dentro il salto di qualità di una relazione con Lui che non è più fatta di gusto delle nostre sensazioni, di gusto della ricerca di ciò che ci appaga, ma la nuda ricerca della sua presenza, della sua persona. In questo senso, l'esperienza della vedova di cui parla Gesù nel Vangelo, quando ci racconta l'episodio della vedova che si rivolge al giudice ingiusto per chiedere giustizia, quando Gesù insiste sul tema dell'insistenza, appunto, non lo fa per dirci che dobbiamo continuamente fatigare Deus, come dicevano gli antichi, cioè continuare a chiedere finché Dio non accetta di fare ciò che vogliamo noi. Ma l'insistenza significa resistenza, significa capacità di attesa, significa resistenza nella volontà di dialogo con Dio. Significa continuare a credere alla presenza di un Dio
che non mi abbandona. Significa continuare ad essere convinti che Dio non è incostante, ma Dio mi attende sempre oltre ciò che io penso o pretendo di trovare. La preghiera è anche aridità, ma l'aridità è lo spazio del deserto che ci prepara a un incontro più profondo col nostro Dio. E infine un ultimo paradosso della preghiera. La preghiera sgorga da un cuore puro, ma la preghiera non deve essere abbandonata dal peccatore. I puri di cuore vedranno Dio. La trasparenza del cuore, l'onestà profonda, permette di fare della nostra preghiera un vero contatto con Dio. Tutta la tradizione cristiana dell'Oriente insiste molto sulla purificazione del cuore, dei pensieri, perché non disturbino la preghiera. Ed è vero, più il cuore è puro, più la nostra possibilità di incontrare il Dio che ci viene incontro è più profondo. Chiudi la porta della tua stanza, dice Gesù, per pregare il Padre tuo nel silenzio. Ma questo chiudere la porta non è solo un fatto fisico, è il chiudere la porta a tutto ciò che ci disperde, ci dissipa, a tutto ciò che in qualche misura appesantisce il nostro cuore. Ecco perché una disposizione anche morale di una vita buona, di una vita onesta, di una vita autentica, è presupposto importante per entrare in una profonda esperienza di Dio. Ma se questo è vero, non va dimenticato che Dio si è rivelato in Gesù come colui che accoglie il peccatore. Un grande maestro spirituale, che fu padre spirituale del monastero di San Macario in Egitto, della Chiesa copta, Matta il meschin, Matteo il povero, scriveva così: il peccato distrugge le tue forze fisiche e morali, ma non può distruggere la potenza della misericordia e dell'amore di Dio. Dio continua sempre ad amarti, prima, durante e dopo il peccato. La preghiera, in quanto relazione fra te e Dio, ti mette in relazione con la sua misericordia, che rimette anche le colpe più gravi. Perciò, durante la preghiera, presentati a Cristo nell'atteggiamento del peccatore cosciente della propria miseria, battendoti il petto, ma nello stesso tempo con la certezza di essere accolto e perdonato da Cristo, a motivo della sua grande compassione e della predilezione che ha avuto per i più deboli. Sì, potremmo dire che l'essere giusti, l'avere un cuore puro, aiuta a pregare, ma l'essere peccatori non preclude la possibilità di pregare per grazia di Dio. E questo va ricordato, ma non per assumere un atteggiamento lassista, ma per non perdere la speranza attraverso inutili sensi di colpa e soprattutto pericolose tentazioni di giudizio. Quanta sofferenza, quanta distanza da Dio a causa di un senso di indegnità. Non sono degno di pregare il Signore. Ma qualche volta, sotto a questo senso di indegnità, sta anche il rischio dell'orgoglio, mascherato da umiltà, perché vorremmo essere perfetti per presentarci a Dio. Una mistica del calibro di Santa Teresa d'Avila scriveva così nella sua autobiografia: posso dire quello di cui ho fatto l'esperienza, ed è che per quanti peccati si faccia, chi ha cominciato a praticare l'orazione non deve abbandonarla, essendo il mezzo col quale potrà riprendersi, mentre senza di essa sarà molto più difficile. E che il demonio non abbia a tentarla, come ha fatto con me, di lasciare l'orazione per umiltà. Sia convinta che la parola di Dio non può mancare,
e che con un sincero pentimento e col fermo proposito di non ritornare ad offenderlo si stabilisce l'amicizia di prima e Dio ci fa le stesse grazie, a volte anche più grandi, di quanto noi possiamo meritare. E ancora, la parola di un altro uomo spirituale e grande maestro, Anthony Bloom, metropolita ortodosso. Diceva, a volte pensiamo che non siamo degni di pregare e che non abbiamo perfino il diritto. È una tentazione. Più ci sentiamo avviliti, più abbiamo bisogno di pregare. È senz'altro quello che provò un giorno Ivan di Kronstadt, quando mentre pregava sotto lo sguardo di un demonio, questi gli borbottò: «Tu, ipocrita, come osi pregare con la tua mente sudicia, piena di pensieri che vi ho letto?» Ed egli rispose: «È proprio perché la mia mente è colma di pensieri che mi disgustano e contro i quali combatto che sto pregando Dio». Nessuno è degno di stare davanti a Dio, ma tutti siamo fatti degni di essere alla sua presenza per la sua misericordia. Per questo il cuore puro ci apre all'esperienza dell'incontro con Dio, ma il nostro peccato non ci preclude la possibilità di sperimentare e di umilmente rivolgerci al Padre della misericordia. Ricordando che la preghiera non è semplicemente chiedere cose a Dio, ma lasciare che l'amore di Dio ci trasformi. Ecco il grande segreto. L'umile riconoscimento che attraverso la preghiera possiamo essere trasformati, trasfigurati, perché l'obiettivo finale del nostro pregare è essere e diventare sempre più quei figli che siamo, consapevoli di vivere tutti dell'amore del Padre, consapevoli di poter camminare nella vita, camminare nella nostra esistenza solo grazie all'amore gratuito di colui che ci accoglie.